È vero, i mondiali, i migliori giocatori del mondo, eccetera, eccetera. Ma ci sono dei giovani talenti che giocano e fanno la differenza? La risposta è sì, e allora vediamoli assieme. Ciao, io sono Riccardo di Doppia Doppia e come vedete dal titolo e avete sentito dall'intro, andiamo a scoprire quelli che nel mondo FIBA vengono chiamati Rising Star e quindi le giovani promesse che già da ora sono presenti nelle nazionali maggiori, ma che sono ancora all'inizio della loro carriera professionistica. Ah, aspetta, 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 prima di iniziare ovviamente iscriviti e attiva la campanellina così siamo a posto per questo video e non abbiamo più pensieri. Vai, ora andiamo a scoprire 10 di loro, i più interessanti. Iniziamo con Jean Montero, giocatore della Repubblica Dominicana e classe 2003. Il giovane talento ha un mix di esperienze che gli hanno permesso di avere un quadro generale più ampio della pallacanestro, spaziando tra leghe minori spagnole e leghe private americane. 188 cm per 80 kg scarsi, il play dominicano, già a 16 anni ha giocato per la seconda squadra di Gran Canaria nella terza divisione del campionato spagnolo, diventandone subito protagonista, tanto da poter avere anche la possibilità di esordire con la prima squadra in Liga Serie B. Nella stagione 21-22 ha esordito nella Overtime League, diventando il primo giocatore internazionale a parteciparvi, dove ha mostrato tutte le sue doti da scorer con 23 punti di media finali. Nella scorsa stagione è poi tornato in Spagna al Real Betis in prestito, aiutando la squadra a salvarsi dalla retrocessione e venendo eletto anche miglior giocatore della Serie B con 17 punti e 4,5 assist di media. Ottimo tiratore a 3 punti e nel corso delle sue esperienze ha sviluppato anche un'ottima visione di gioco e comprensione di quello che sta accadendo in campo. Assieme a Karl-Anthony Towns saranno i protagonisti della Repubblica Dominicana verso una posizione importante per questa competizione. Matteo Spagnolo, classe 2003, è pupillo della nostra nazionale italiana. Matteo ha un talento davvero con pochi eguali in Italia, mostrato già nelle giovanili della Stella Azzurra, e infatti all'età di 15 anni il Real Madrid non se l'è fatto sfuggire e lo ha preso sotto la propria ala. Queste sue esperienze giovanili hanno migliorato incredibilmente il suo gioco da playmaker, calma olimpionica, lettura delle situazioni di gioco, assist per i compagni sono sempre all'ordine del giorno. Per rafforzare questi suoi aspetti si è buttato il prima possibile nel mondo dei grandi, con la Vanoli Cremona prima e con l'Aquila Trento poi, diventando anche un punto di riferimento dei bianconeri nelle ultime partite dei playoff NBA. Spagnolo ha concretizzato tutte queste esperienze prima con una chiamata al draft nelle ultime scelte, poi con la convocazione nei 12 del mondiale con l'Italia che si terrà proprio adesso e infine con un contratto dell'Alba Berlino per giocare campionato tedesco e Eurolega il prossimo anno. Insomma, il talento c'è e lo ha dimostrato anche in quest'ultimo mese con lui in campo. Infatti, l'Italia spesso e volentieri ha girato a proprio favore le partite. Un diamante da coltivare e probabilmente meriterebbe anche un posto nel quintetto di partenza. La Spagna porta al mondiale Ousmane Garuba, classe 2002. Dopo un ottimo Eurobasket, la Spagna conferma giustamente ancora Garuba, un giocatore ormai essenziale per coach Scariolo sia in attacco che in difesa. Seppur con solo 21 anni alle spalle, Garuba è già un giocatore di grandissima esperienza. Dai 15-16 anni è stabilmente nella prima squadra del Real Madrid e ha già giocato anche in Eurolega. Da 2 stagioni a questa parte sta cercando poi di ritagliarsi uno spazio in NBA. Ousmane fa della difesa il suo punto di forza. Non è un giocatore altissimo per la posizione in campo, un 2 metri o poco più, che gioca da 4 o 5 sul terreno di gioco. È un grande stopper, difficile da superare e che può marcare più ruoli grazie alla sua grossa stazza. Se volessimo fare un paragone, Kyle Lines, non è facile da mantenere come paragone. Anche in attacco lo spagnolo è importante per la squadra, magari non per statistiche, ma sia da bloccante che da passatore. Ottima visione di gioco per un giocatore del suo tipo. Nel sistema di gioco di coach Scariolo è ormai un giocatore imprescindibile. La Serbia inserisce nei 12 del roster Nikola Jovic, classe 2003, scelto con la 27ª scelta dei Miami Heat lo scorso anno. Poco terreno di gioco nel suo primo anno di NBA per l'ala serba, che può offrire comunque pericolosità e dinamicità dall'arco e in un gioco moderno è un prototipo di giocatore molto importante. Predestinato già da giovane, si è affermato nel 2021 all'Euroleague Basketball Next Generation Tournament di Belgrado con quasi 30 punti e 10 rimbalzi di media.
media, vincendo l'MVP della competizione. La stagione 2021-2022 è effettivamente stata la prima da professionista con il Mega, squadra serba dell'ABA Liga, e dopo le presenze con il nazionale giovanile, ora potrà trovare il suo spazio anche nella nazionale maggiore. Pedina importante nel sistema di Pesic, visto che offre diverse soluzioni in attacco, dato appunto il suo range di tiro illimitato e la sua lunghezza difficile da raggiungere. Saranno i primi passi per diventare un giocatore sempre più imprescindibile per questa nazionale. Dovrà sfruttare anche i minuti che gli verranno concessi per dimostrare che in NBA può iniziare a stare in campo un po' di più. L'Australia finalmente può dare spazio alla prossima generazione convocando Josh Giddey, classe 2002 e scelto con la sesta chiamata da OKC, dove gioca ormai da due stagioni. Il talento dell'australiano si intravedeva sin da giovane durante i vari eventi dell'NBA Global Academy e ora, proprio in America, sta emergendo nei Thunder per le sue capacità all'interno del terreno di gioco. Visione di gioco strabiliante per Giddey, alla quale unisce un'ottima gestione del pick and roll e una buona gestione della transizione offensiva, qualche problema in più invece in difesa, dove la sua mobilità e la sua fisicità peccano un po'. Con l'Australia prende in consegna dai vari veterani la responsabilità di gestire il gioco e innescare i compagni. Mi aspetto assist da highlights e centralità del progetto sul giovane talento che, nonostante i soli 21 anni, può già essere uno dei protagonisti del mondiale. La Spagna, per coprire l'assenza di Rubio, inserisce nel roster Joan Núñez, classe 2004, di scuola Real Madrid, e che forse dovrebbe essere il giocatore più giovane del mondiale. Giocatore di un talento davvero interessante, sta seguendo, diciamo, il percorso che ha intrapreso anche Spagnolo, giovanile alla Real e sviluppo del gioco e della personalità in campo attraverso esperienze estere. Anche Núñez è un playmaker ed è speculare a Matteo anche nel modo di giocare. Un ragazzo con una calma olimpionica, buonissima visione di gioco e jumper dalla media distanza molto interessante. Insomma, un talento oggettivo con ancora tantissimo potenziale. In queste prime partite di preparazione alla FIBA World Cup è stato in campo tanto, con magari qualche errore di troppo, ma comunque con grande personalità e ripagando Scariolo della possibilità che gli è stata data a questa giovane età, cosa non scontata in Europa. Quest'anno, tra l'altro, ha anche portato Ulm a vincere il campionato tedesco contro squadre Eurolega come Alba e Bayer. Insomma, un gioiellino tutto da vedere. Altra scelta di Pozzecco è stata quella di portare nelle Filippine Gabriele Procida, classe 2002, e atteso ad una stagione importante. Anche per lui occhi puntati fin da piccolo e ha avuto la possibilità di esordire nel campionato italiano a 17 anni con la Pallacanestro Cantù, dove giocherà due stagioni in crescita nonostante la retrocessione della squadra nel secondo anno. Procida possiamo considerarlo un'ala molto atletica e che ha anche un buon tiro da tre punti, tanto che dopo la stagione travagliata con la Fortitudo viene selezionata alla 36esima scelta del draft 2022 dai Detroit Pistons. Nonostante questo, non ha giocato in NBA la scorsa stagione, ma ha potuto assaggiare l'Euroleague grazie proprio all'Alba Berlino, dove giocherà anche il prossimo anno. Un sistema che gli ha permesso di migliorare le sue skills. La nazionale ora è una prova importante, proverà a ritagliarsi spazio nelle rotazioni cercando un buon risultato sia per lui che per la squadra, per poi affrontare anche la prossima stagione Eurolega con più consapevolezza dei propri mezzi. I Boomers portano nei 12 anche Dayson Daniels, classe 2003, selezionato con l'ottava scelta assoluta dei New Orleans Pelicans nel draft 2022. Entrato nella NBA Global Academy nel 2019, è poi passato in G League nella stagione 21-22 per il team Ignite, dove ha mostrato le abilità in difesa e di playmaking. Prima stagione NBA fatta un po' di alti e bassi con i Pelicans, ma ci sta, appena 20 anni, e in NBA ha dovuto affrontare le migliori guardie del mondo. Sempre con l'Australia, sin dall'under 15, Daniels ha già giocato anche qualche partita da protagonista con i Boomers durante le qualificazioni per l'Asia Cup, 23 punti e 6 rubate contro la Nuova Zelanda. Difesa e playmaking sono le sue caratteristiche principali e, nonostante la giovane età, potrebbe già provare a ritagliarsi un ruolo nella nazionale maggiore grazie proprio alla metà campo difensiva. Per ciò che si vede solitamente in campo FIBA è ancora un po' presto, ma sarà sicuramente un perno della nazionale australiana del futuro.
Zaki Dey, classe 2002, che dovrebbe essere nei 12 del Canada, non ancora annunciati al momento della registrazione di questo video. Il gigante canadese non ha ancora iniziato la sua carriera nel basket professionistico, attendendo una scelta NBA che probabilmente lo vedrà protagonista il prossimo anno, ma non nelle prime chiamate come spererebbe. Il centro di Purdue domina contro i ragazzini, impossibile contrastarlo con i suoi 224 cm, se non bloccando la squadra di Division 1 e cercando di non fargli ricevere palla sotto canestro. Centro vecchio stampo, movimenti lenti, gioco prettamente in post, tiro da tre punti inesistente. Sotto canestro però è difficilissimo sorpassarlo. Già protagonista con il Canada nelle giovanili, ha trascinato la squadra verso il bronzo nel 2021, sempre grazie al suo strapotere fisico contro i ragazzini della sua età. Potrebbe aiutare il Canada offrendo una dimensione diversa alla squadra ed è per questo che da tutta estate si sta allenando con la nazionale maggiore. Sarà interessante capire che impatto potrà dare, eventualmente contro una squadra ad esempio come l'Italia, potrebbe essere l'uomo giusto per far vincere la partita. E come ultimo, ma non per importanza, Paolo Banchero, classe 2002, che farà parte dei 12 giocatori scelti per Team USA. La prima scelta assoluta del 2022 alla fine ha optato per la nazionale americana e già da questo mondiale ne farà parte. Giocatore speciale che ha fatto vedere già nella sua prima stagione NBA tanti miglioramenti e tantissimo potenziale. I Magic lo hanno usato da 3, da 4, da 5 e anche Team USA potrà sfruttarlo in questi ruoli grazie alla versatilità che può offrire proprio il numero 5 dei Magic. Nelle prime uscite, Coach Kerr lo ha utilizzato molto spesso sotto canestro, dove sfrutta la sua stazza per spazzare gli avversari, ma può anche permettersi di uscire sul perimetro per un tiro da tre punti, altalenante durante la stagione, ma comunque nelle corde del prodotto dei Duke. Potremmo paragonarlo un po' a Jason Tatum e potrebbe essere proprio l'erede del giocatore dei Celtics, che si è tirato indietro per questa competizione con la nazionale. 10 giovani, ma non sono gli unici e magari ne scopriremo altri nel corso del mondiale. Facciamo però un giochino, scrivetemi qua sotto nei commenti quale ragazzo tra questi secondo voi è il più forte. Parlando invece di giocatori più forti del mondiale, vi lascio qui il video che abbiamo fatto proprio su questo argomento. Ciao panchinari!